La Giunta regionale ha dato il via libera al piano Marshall della Lombardia, un piano pluriennale di interventi che, grazie ai 3,5 miliardi regionali, prometteranno di realizzare opere per 5,5 miliardi di euro. Si tratta di un piano ambizioso che indirizza importanti risorse al completamento o alla realizzazione di numerosi interventi infrastrutturali. Il piano contiene però anche stanziamenti per la difesa del suolo, dei borghi storici, misure per il sostegno sociale e lavorativo. Una buona notizia per quanto riguarda opere da tempo attese anche in ambito ferroviario per il territorio cremonese-cremasco, anche se secondo il Movimento 5 Stelle il piano contempla opere contestabili. Ci sono tanti investimenti sulle infrastrutture e questo secondo me è un aspetto positivo, infrastrutture che sono anni che si pensa di completare e finalmente sembrerebbe, appunto, poi il nostro compito sarà quello di valutare nei prossimi anni se poi effettivamente questi fondi verranno effettivamente spesi per queste infrastrutture, dopodiché lascerei perdere per esempio il nuovo ospedale a Cremona, quando in realtà bisogna investire per potenziare gli ospedali esistenti, e la Mantova-Cremona, per dire l'autostrada, che a nostro avviso, a mio avviso, è un'opera, diciamo, anacronistica, fuori dal tempo, e che tra l'altro costerebbe oltre 1 miliardo di euro, quindi tantissimi soldi anche in proporzione a quelli che la regione ha stanziato per tutta la regione, e dunque che andrebbe definitivamente abbandonato come progetto e abbracciato invece il progetto della riqualificazione della strada esistente. Mi viene in mente la Gronda Nord nella zona del Casalasco Viadanese, che è una di quelle opere che verrà tra gli impegni della regione finanziata con questo piano Marshall, e poi tutta un'altra serie di piccole tangenziali e non solo nella zona cremonese e cremasca, che appunto con il Consiglio regionale 2 settimane fa la Regione si è impegnata nei prossimi anni a finanziare. Sarà necessario, conclude il consigliere Pentastellato, vigilare sull'attuazione dell'agenda e far valere l'interesse del territorio in Regione. Fondamentale che si apra una stagione di collaborazione tra Regione e Governo.